Ed ora, attendendo la chiusura delle strade, la perlustrazione delle strade, prima di far gareggiare i nostri ragazzi, ricordiamo quello che è il regolamento della corsa dei liceali. Esatto, che è un regolamento per essere ovviamente una corsa per bambini, è un regolamento abbastanza dettagliato e che viene seguito con un certo rigore sia dagli allenatori ma anche dai bambini stessi, che ben conoscono cosa possono e che cosa non possono fare durante la gara. Un regolamento serio e impegnativo sicuramente. Le squadre sono 8. Come i nostri 8 rioni. Ed ognuna infatti partecipa con il nome e lo stemma di un rione di Castiglione Orona. I rioni, ricordiamo, sono Careno, Centro Storico, Ciapa, Falcetta, Filisera, Gornate, Madonna in Campagna e Somadeo. Ogni squadra è composta da 7 o 8 ragazzi, di età compresa tra i 7 e i 13 anni. Sì, quest'anno purtroppo dobbiamo dire che in realtà sono generalmente 11 i nostri bimbi dei cerchi, però purtroppo abbiamo avuto un po' di defezioni quest'anno, complice i 2 anni che sono passati, la leva che di bimbi di una fascia d'età che non c'è, quindi ce ne troviamo meno bambini, quindi quest'anno abbiamo dovuto ridurre anche il percorso. Tanto che alcuni bambini faranno 2 tratti, sia il primo che l'ultimo. Sì, i più fortunati, direi così, si prendono il primo pezzo che è in salita e il secondo per par condicio che è in discesa. La partenza avverrà sulla stessa linea per tutte le squadre. La gara si svolgerà a staffetta e il passaggio del cerchio dovrà essere effettuato all'interno dello spazio delimitato da 2 righe bianche disegnate sul manto stradale. Sì, a differenza di quanto accade, e vedremo settimana prossima per le botti che partono a scacchiere, quindi in ordine sfalsato, come per intenderci tutti, la partenza della Formula 1, i nostri bimbi invece, che sono più stoici e coraggiosi, partiranno tutti allineati e messi in centro storico. Quindi un inizio di percorso, generalmente quello che parte dal centro storico, abbastanza impegnativo e abbastanza difficoltoso. Ricordiamo che il cerchio va spinto lungo il percorso con una sola mano e senza mai essere sollevato da terra. Beh, questa è una peculiarità di questa nostra corsa e soprattutto è veramente difficile ogni tanto per i bambini non sollevarlo, quindi di solito si sentono sempre bagarre a fine gara di chi accidentalmente ha sollevato il cerchio. Ma la cosa più importante sicuramente è che l'ordine di arrivo della corsa dei cerchi determinerà l'ordine di partenza della corsa delle botti che si disputerà domenica prossima. E certo, è una cosa importante perché per la gara delle botti, a differenza di quanto accade per i cerchi, ci sono 2 variabili da tenere in considerazione. Il primo è l'ordine di arrivo, ovviamente di oggi, che determinerà l'ordine di partenza. Il secondo è proprio il fatto, perché poi i rioni avranno delle botti con pesi differenti, per cui spesso abbiamo visto che il rione che parte per primo è stato tratto mal in sorte, diciamo così, perché gli è capitato la botte più pesante, a volte capita la botte più leggera, quindi la partenza, il fatto di essere primi o secondi all'ordine sarà, non è detto, che è quello che determinerà il fattore vincente, che determinerà poi la vittoria a fine gara. Sarà sicuramente una variabile molto significativa. Ricordiamo, a differenza degli anni scorsi, come ci diceva poco fa Elisabetta, che i cambi e quindi i tratti di strada saranno 8 e non più 11, ripartiti tra 8 ragazzi per ogni rione, e varieranno anche in lunghezza. Il più breve sarà di 140 metri. Il tratto finale, quello più lungo, quasi il doppio, ben 260 metri. Eh sì, questo è sempre un'altra variabile importante nella scelta anche di chi assegnare i vari pezzi, quindi sulle lunghezze e anche sulle difficoltà. Diciamo che un'altra poi peculiarità è che quello che all'arrivo i ragazzi non devono lanciare il cerchio, nel senso che devono spingerlo fino alla fine e senza lanciarlo per pensare di farli tagliare per primo il traguardo, insomma, perché poi alla fine vince il cerchio. Esattamente. Quest'anno il percorso nella sua totalità tra le vie della nostra città sarà della lunghezza di 1380 metri. Beh, un bel percorso comunque, rimane sempre significativo considerato che i bimbi sono alcuni piccoli. Ma ricordiamo l'ordine di arrivo del 2019 della corsa dei cerchi. Vinse allora il rione Somadeo. Al secondo posto il rione Gornate. Al terzo rione Ciapa. Seguiva la Madonna in Campagna. Quinto posto per il Careno. Centro Storico al sesto posto. Penultimo posto Falcetta. Ed infine il rione Filisera. Vediamo se quest'anno
ci sarà un ribaltamento, chissà, magari il Rione Filisera toccherà, lo vedremo, tagliare il traguardo per primo. Sicuramente l'emozione quest'anno sarà doppia, perché non vedremo solo l'arrivo della nostra corsa, ma anche la partenza, dal momento che non inizierà nel centro storico, ma esattamente qui, davanti al nostro viale d'ingresso del castello di Monteruzzo. Vediamo i nostri ragazzi già schierati, quindi li vedremo sia in partenza che all'arrivo. Doppia emozione quest'anno. Mancano davvero pochi istanti, ecco che sono, vediamo le ultime indicazioni, caso correre avanti e indietro. Tra pochi istanti ci collegheremo anche con lui, che seguirà in diretta l'intera Radio Cronaca.